Benvenuti nel canale di Prima del Caffè Soddisfazione in Cucina. In questo video vedrete come realizzare una ciambella sfiziosa e colorata, ma soprattutto leggera e sana, perché nell'impasto è presente l'Olife, un infuso di foglie di ulivo. Ciao, io sono Micaela ed insieme vedremo come si realizza. Le dosi sono per uno stampo da 24 o 26 cm, che ora sto ungendo con dell'olio e poi vado a infarinare. Nel frattempo ho acceso anche il forno a 180 gradi. In una terrina capiente mettiamo 250 g di zucchero e 3 uova intere. Lavoriamo un pochino fino a renderle spumose. Aggiungiamo 40 ml di rum, la buccia grattugiata di un limone bio, 130 ml d'acqua, 60 ml di olio e 70 ml di Olife. Nel box informazioni vi lascio una descrizione di questo prodotto. Poi si aggiunge un po' alla volta 250 g di farina. E infine una bustina di lievito. Come vedete l'impasto rimane piuttosto liquido. Facciamo cuocere in forno già caldo a 180 gradi per 40 minuti o comunque facciamo sempre la prova a stecchino. E tenete presente che questa ciambella viene più scura delle solite. Prepariamo la glassa al limone. A 200 g di zucchero a velo vanigliato aggiungiamo qualche cucchiaio di succo di limone, tanto quanto basta per ottenere una consistenza densa e cremosa. Mescolate bene affinché non vi rimangano grumi. Versiamo sulla ciambella la glassa al limone e gli zuccherini colorati. Ed eccolo qua! Noi ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao!